Hi guys, Fala Galera, la Chicos, ciao ragazzi. Oggi sono qui a mostrarvi gli oggetti nel nuovo creatore, ragazzi. Non vi posso mostrare il glitch, il trick con cui, diciamo, si possono ottenere questi nuovi oggetti nel creatore, anche perché tra l'altro in questi giorni è stato patchato da Rockstar. È praticamente impossibile copiare quella che è la procedura, no? Copiare la gara di Rockstar nel proprio creatore e poi usare quegli stessi oggetti e usarli a modo proprio, ecco. Partiamo, ragazzi, che io ho copiato la gara Vita Notturna. Come potete vedere, ho lasciato tutto in inglese perché almeno così la gente inglese, le persone inglesi possono capire un po' quello che sono andato a fare, ecco. E che dire, raga, ci sono vari oggetti con cui adesso si può ancora costruire, nel senso, se avete la gara salvata perché avete fatto questo glitch, questa procedura. Tra l'altro, raga, io lascio il link in descrizione di Pork Mods, che ha fatto proprio il glitch, la procedura del glitch, che credo adesso non funzioni più. Io non la metto perché ho paura che magari Rockstar mi possa segnalare o fare cose del genere, perché comunque si tratta di un glitch, di un exploit del gioco. Ora lo dico anche in inglese, magari in portoghese. Guys, I want to left you the glitch, ok, of how to get these new props in the creator, and I leave you the link of the real founder, Cynical Creator, of his YouTuber channel, and of Peter Pemofo, that showed all the props on the creator. Galera, se você quer ver a procedura, o glitch che tem que fazer para obtener esses objetos novos, até agora infelizmente foi patchado, no? Por Rockstar. Então, eu deixo o link do canal do Luiz Vidalocca na descrição. Ragazzi, il creatore, come già detto, diciamo il fondatore, colui che ha trovato questo glitch, è Cynical Creator. Infatti vi lascio il link in descrizione del suo canale. È colui che poi ha deciso lui quando condividere questo glitch con internet, perché inizialmente l'ha fatto solo con chi lo conosceva e comunque con la comunità dei creatori più intimi, ecco, tra virgolette. Raga, in questi giorni quindi era possibile fare questo glitch, cercare di salvare la gara e praticamente crearla. Qui nel video avete visto, cioè ho fatto già vedere vari oggetti che sono disponibili, praticamente poi saranno disponibili nel nuovo creatore. Sono più di 320 oggetti, ragazzi, e si tratta di tipo stunt, vedete, stunt raced track, tipo sono queste porzioni di circuito. Ci sono sia quelle là senza niente sotto, cioè senza piattaforma sotto enorme, gigante, oppure ci sono quelle là con le piattaforme giganti. Ovviamente in questo caso io avevo preso la gara notturna, la vita notturna fatta con le motociclette, dove gli stunt, vedete, sono magari colorati di rosso e viola. Purtroppo non sono riuscito a mettere la mattina perché si glitch, è tutto glitchato, quindi non è neanche così facile creare. Anche se alcune novità ci sono per quanto riguarda il creatore, nel senso che è molto molto più semplice creare, soprattutto con i tubi o roba del genere. Quindi se per esempio in questo caso io non potevo cambiare il colore dell'oggetto, ci ho cliccato sopra, se cliccavo sopra potevo ricavare l'altro oggetto, ma non potevo cambiare il colore. Però l'opzione c'è, ci saranno tantissimi colori da fare. Oltretutto abbiamo, ragazzi, la possibilità di usare quindi questi stunt tracks, sia con la piattaforma sotto che con meno, i tubi. Ci sono miriade di varietà di tubi, quindi tipo una quindicina, ventina di varietà di tubi, con curve meno aggressive, più aggressive, tubi corti, tubi lunghi, tubi extra large, non pensate a male, tubi con l'entrata, tubi con il coso troll, diciamo, in mezzo, quella turbina in mezzo, cioè ci sono veramente varietà incredibili di tubi. La cosa importante, la novità, è questo snap, diciamo, questo nuovo modo proprio di creare con lo snap, con la connessione automatica degli oggetti. Praticamente voi prendete un tubo, per esempio, un altro oggetto, se mettete on, quindi mettete sì a questa funzione, a questa funzionalità, potete avvicinarvi con l'oggetto all'altro oggetto e automaticamente l'oggetto si attaccherà in modo perfetto. Quindi non dovete neanche stare lì a perdere tempo ad mettere gli oggetti, ad azzeccarli, perché fa tutto automaticamente. Questa è una grande notizia per chi è alle prime armi del col creatore, ma per chi come me e come altri sguazza nel creatore da anni è un po', diciamo, non una sconfitta, ma comunque sicuramente ci darà meno risalto a noi creatori, perché praticamente qualsiasi persona può creare qualsiasi cosa figa. Questo farà bene sicuramente alla community di GTA, però ho paura che magari col passare del tempo, magari solo qualche mese, la gente subito si annoierà, perché raga, ormai già state vedendo, prima che esca il creatore, già state vedendo cose inaudite.
fatte con il creatore stesso, quindi con questi nuovi oggetti. Pensate tra un mese, quando ci saranno veramente 100.000 creazioni, dove qualsiasi utente può creare qualcosa, immaginate cosa potete vedere, cioè potete giocare gare impossibili e incredibili in ogni istante, e poi tutto quell'impossibile e incredibile ovviamente non sarà più così, nel senso che non darà più quell'impressione, quello stupore che magari può dare ora, perché dici, oh cazzo, che cos'è questa cosa? Cioè, ora già hanno creato le spirali più alte del mondo, a farle, diciamo, in altezza, in lunghezza, immaginate. A proposito di questa cosa, ci sono degli oggetti che sono proprio dei oggetti unici, questi potete vederli nel link di Peter Pemofo che vi lascio nella descrizione. Sono proprio degli oggetti, ragazzi, già fatti, nel senso che avete un oggetto e una spirale, un oggetto è un loop, un oggetto è tipo un loop con una spirale, un'entrata con un warride, cioè è assurdo. E poi tipo potete costruire 100 oggetti di warride, quindi 100 warride che sono grandi, c'è il warride più piccolo, medio, grande, c'è il loop grande, il loop piccolo, il loop più stretto, il loop più grande, cioè più largo, la spirale più piccola, cioè mi avete capito. Quindi potete fare qualsiasi cosa, e come vedete magari costruire gare come quelle della spirale, cioè le spirali più alte del mondo, le spirali più lunghe del mondo, cioè non ci vuole un cazzo, perché basta che connettete praticamente gli oggetti e va tutto in automatico. Altra cosa, ragazzi, ci sono ovviamente oggetti speciali, ci sono oggetti come questi, quelli là degli allarmi, quindi potete usare tipo 12 funzionalità, 12 suoni per l'allarme, poi ci sono quelli là invece per le casse proprio per il suono, c'è tipo la chitarra elettrica e altri vari suoni che magari avete già sentito nelle gare di Rockstar, e questi oggetti qua, la particolarità è che possono essere messi sia proprio così materialmente visibili, ma possono essere anche fatti invisibilmente, nel senso che li mettete in mezzo allo stand, però non dà fastidio perché è invisibile, però il suono si ascolta lo stesso. Potete anche modificare la grandezza proprio della percezione dell'audio, nel senso che se voi passate a 10 metri di distanza sentirete l'audio, e potete anche mettere tipo quanti secondi possono passare, quanti secondi non possono passare. E ci sono tantissime funzionalità. Inoltre, in ogni oggetto nuovo del creatore ci sono delle funzionalità che per ora sono nascoste, perché magari sono buggate, sono glitchate. Qui possiamo trovare anche i turbo, ragazzi, e che potete mettere sia i turbo e sia quelli che fanno rallentare l'auto. Potete metterlo sia in modalità minore, cioè nel senso più leggero, un turbo più leggero, normale, tipo forte, molto forte e fortissimo, proprio estremo, dove l'auto prende la massima velocità in un attimo. Inoltre, raga, quando costruite gli oggetti si buggano in una maniera esagerata, glitchano e cominciano a roteare da soli come dei pazzi sclerotici, non so perché, ma perché fondamentalmente è tutto glitchato, anche perché la gara non la potete salvare inizialmente, poi dovete provare a salvarla 3 volte, cioè è un casino, è tutto buggato. Cosa c'è da aggiungere? Ci sono altri oggetti come quelli dei blocchi, ragazzi, blocchi di tutte le maniere, blocchi enormi, extra large, che c'è, un oggetto è una cosa incredibile, blocchi invece più piccoli dove potete fare le mura, potete quindi delimitare dei circuiti o quello che volete, diciamo. E l'ultima cosa che ci manca, ci sono tipo gli oggetti, quelli là indicativi, ovvero le frecce con 10.000 sponsor, ragazzi, tipo ci sono 30 sponsor per girare a destra o a sinistra come volete, cioè assurdo, ragazzi, veramente assurdo. E quindi magari se volete fare una gara ispirata alla Sprank, per esempio, il gioco, potete fare proprio un circuito con tutti questi sponsor Sprank messi così a caso. Inoltre negli oggetti speciali che vi ho detto prima, dove ci sono gli allarmi, se non mi sbaglio ci sono anche tipo i fumi colorati che potrete mettere tipo quando all'entrata dei tubi o comunque dove volete voi, per rendere la gara un po' più carina esteticamente. Che cosa c'è da dirvi più, raga? Io sto creando una gara, però siccome ho avuto poco tempo in questi giorni, infatti ho messo pochi video, sia per cose personali e altro, anche perché comunque mi sono un po' scoraggiato vedendo che tutti quelli che hanno creato, raga, cioè io avevo creato una gara che è praticamente molto simile a quelle che già ci sono, con tubi e robe del genere, mi sembra molto mainstream. Ormai, cioè, neanche uscito il creatore, già le mie gare sembravano abbastanza mainstream. Infatti ora sto, quando ho tempo libero, sto cercando di modificarla e renderla un poco più originale, perché, cioè, sinceramente già tutto sembra quasi già fatto, cioè non dico che non creerò, sicuramente creerò, ma non ai livelli del passato, ragazzi, perché sinceramente io credo che con la mole che ci sarà di lavoro e con la mole di gare che ci saranno a partire dal 2 agosto, sarà incredibile veramente vedere tutte le novità e tutte le gare. Quindi non so se avrò il tempo di quanto tempo avrò per creare, ecco, tutto qui. Che dirvi più, raga, ovviamente potete combinare gli oggetti normali con gli oggetti del stunt, potete, una cosa mi sono dimenticato di dire ed è importantissima, ci
sono segnati quando voi andate a prendere la carica Rockstar 150 oggetti su 100, ragazzi. Quindi questo significa che quindi ci saranno 150 oggetti disponibili, non più 100. Questa è una cosa ottima, non si sa ancora per i dinamici, per quanto riguarda i dinamici, anzi, anche se so che se magari copiavate, perché ora non potete più, una gara, per esempio quella del in Sandy Shore, quella dove ci sono i birilli del bullying, quelli sono dinamici, ragazzi, e praticamente se prendevate quell'oggetto dinamico non potevate girarlo, perché comunque è un dinamico, non è un dinamico stante, è proprio un dinamico che va nella categoria dei dinamici normali, scusate il gioco di parole, quindi non potete cambiarlo, perché se cambiate poi perdete l'oggetto e tornate ai dinamici normali. Quindi sappiamo che ci sono 150 oggetti, anche se qui in queste gare si possono usare comunque 100 oggetti, perché prima di fare tutta la gara e prima di crearla, questa cosa ve l'avrei voluta consigliare, se magari questo glitch funzionava ancora. Io per esempio ho preso ogni oggetto, ho cancellato tutti gli oggetti inutili, nel senso che le copie degli altri oggetti ho preso come template ogni oggetto, tipo che ne so, blocco, ho preso un blocco e ho creato il template, ho preso una rampa. Ah, mi sono dimenticato, ragazzi, di dirvi la categoria delle rampe. Ci sono anche la categoria delle rampe con rampe extra large, rampe enormi, anche rampe piccole, rampe che ti fanno fare il giro, rampe che ti fanno fare anche il barrel roll, scusatemi, non è facile da dirlo, e quindi ci sono rampe di tutti i generi, di tutte le maniere, ovviamente ci saranno anche di tutti i colori. Nel mio caso si sono buggati, perché praticamente prima erano rossi, poi si è diventati viola, poi si è diventati bianchi, pure i tubi, cioè praticamente un template creato con un tubo viola, un tubo rosso e un altro col tubo bianco. Quindi ragazzi, ora come ora è tutto buggato, però io vi avrei consigliato di fare così, cioè di prendere, di creare dei template, così da non perdere mai quell'oggetto, diciamo, quella categoria, perché una volta che avete un oggetto di una categoria potete poi, potevate girare tutti gli oggetti della stessa categoria, ecco. Altra cosa da aggiungere, c'è un'incredibile funzionalità che hanno aggiunto e che secondo me è stupenda, ovvero quella di eliminare addirittura i pali dalla strada, ovvero i pali della luce, roba del genere. In questa cosa, se non ho capito male, quando la luce è arancione il palo praticamente è invisibile, quando è viola il palo resta invisibile, quindi potete eliminare semafori e pali dal vostro circuito se magari possono dare fastidio. Questa è una delle bellissime funzionalità che Rockstar ha inserito, perché a volte, sapete ragazzi, i pali rompono i coglioni in una maniera esagerata e glitchano tutto, soprattutto quando la gara poi è senza contatto e a farla da padrone per magari un palo che si mette in mezzo da tre l'avversario e ti manda a far fottere la gara. Tutto qui ragazzi, questo è quello che c'era in questo creatore nuovo. Mi dispiace per, diciamo, gli amici americani, inglesi, francesi, tedeschi e tutti coloro che magari possono comprendere un po' l'inglese. Mi dispiace per i portoghesi, per i brasiliani. Desculpes galera pra no falar in portoghese in questo video, ma foi muito longe. I want to apologize with the English people, American people, because I could not speak in English in this video because it's too long to explain to in Italian. Senza dilungarci troppo ragazzi, vi saluto, io il 2 agosto ormai è vicino, io vi auguro una buona domenica, cioè vi un buon weekend, anche perché oggi è sabato, e ragazzi domani vi porto una collaborazione con un noto youtuber italiano e forse la compilation, se ce la faccio ad editarla stanotte, raga. Quindi questo è tutto, raga. Spero che il 2 agosto farete scintille, sfaville con questo nuovo creatore. Vi ricordo il link in descrizione delle persone che hanno fatto il glitch e di come, diciamo, l'hanno spiegato. Per Italian Pork Mods l'ha spiegato in modo dettagliato anche molto bene. E questo è tutto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Lasciate un like se vi è piaciuto. Fatemi sapere nei commenti quali dubbi avete. E questo è tutto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Follow. Bye, guys.